Dopo una serie di trailer e demo di gameplay a dir poco spettacolari, la voglia di osservare più da vicino Ratchet & Clank Rift Apart era arrivata a livelli considerevoli. E dunque è con grande piacere che abbiamo partecipato ad un evento digitale organizzato da Insomniac Games e pensato per prendere confidenza con una produzione stellare in arrivo il prossimo 11 giugno in esclusiva su PlayStation 5. Prima di proseguire, come sempre, ricordate di iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto di EveryEye.it. L'impressione è che Rift Apart rappresenti in assoluto il capitolo di gran lunga più ambizioso della saga. È innegabile che l'ultima fatica di Insomniac porti con sé un poderoso slancio di piena next gen, davvero impossibile da ignorare. A detta degli sviluppatori, questo nuovo capitolo vuole essere una storia universale che racconta di amicizia, famiglia e valori positivi, apprezzabile quindi davvero da chiunque. Rift Apart si posiziona cronologicamente dopo Into the Nexus, ma intende essere pienamente accessibile anche ad una generazione di fan tutti nuovi. L'avventura parte nel momento in cui Clank regala a Ratchet una riedizione del Dimensionatore, un'arma già vista in passato che permette ai Lombax di attraversare le dimensioni per ritrovare la sua famiglia. Inutile specificare che l'intromissione del dottor Nefarious complichi di molto la faccenda. Il folle antagonista ruba lo strumento per servirsene per i suoi loschi piani, cominciando con l'aprire uno squarcio nel cielo, dando inizio all'esperienza multidimensionale di Rift Apart, in cui facciamo la conoscenza di una nuova eroina. La new entry del cast del gioco, Rivet, è a ben vedere molto più di una protagonista inedita. Per ammissione dei suoi stessi creatori, la Lombax è addirittura un personaggio dall'importanza cruciale per Insomniac. Una dichiarazione all'apparenza forse persino esagerata, che trova tuttavia conferme nelle parole di alcuni membri del team, chiamati a dar vita ad una figura particolare e niente affatto banale. Dal resto, sceneggiatori e animatori hanno lavorato fianco a fianco per definire la personalità e il linguaggio non verbale di questa agguerrita Lombax. Rivet è indipendente, ha vissuto in solitudine per tutta la sua esistenza. Non ha amici e non ha mai condiviso né gioie né dolori con nessuno. È una lupa solitaria in un mondo pericoloso che improvvisamente si ritrova un aiutante robot. Un po' punk nell'attitudine, eppure al tempo stesso sorprendentemente vulnerabile, a lei toccheranno alcuni momenti emozionali inediti per la saga, con connotazioni fortemente narrative. Per quanto emerso durante l'evento, Rift Apart alternerà, come da tradizione, zone più aperte a fasi di raccordo a base di grinding sulle ringhiere. Passaggi guidati ma altamente spettacolari, pensati per lasciare ulteriormente a bocca spalancata dinanzi ad una produzione meravigliosa da vedere. L'impatto tecnico del gioco è infatti stupefacente con la sua ricchezza di dettagli, l'orizzonte esteso all'inverosimile e l'illuminazione sensazionale. La messa in scena è sontuosa, un trionfo continuo di particelle ed effetti di materiali riprodotti con un'attenzione irreale di personaggi bizzarri animati in maniera sbalorditiva. Basti citare alcuni esempi sparsi, dal pelo di Ratchet che risponde alle sollecitazioni di vento e acqua, alle costanti riflessioni in ray tracing sul metallo di Clank. Senza mezze misure, al momento della sua pubblicazione Rift Apart non potrà fare altro che segnare un nuovo termine di paragone. Il gioco permetterà infine di scegliere tra una modalità grafica a 30 fps e l'opzione performance a 60 fotogrammi al secondo. Ad una componente grafica impressionante sembra poi affiancarsi un'impostazione ludica assai convincente. Sono come da tradizione le armi fuori di testa a farla da padrone. L'azione è indiavolata e piacevolissima, con scontri a fuoco in arene da esplorare, per sorprendere i nemici usando sia il nuovo scatto in stile Rollerblade sia i portali dimensionali gialli. Questi varchi consentono di entrare da un'altra angolazione nella stessa zona, al contrario di quelli viola che scaraventano invece in una dimensione completamente diversa. A rallentare il flusso di combattimenti è la continua alternanza tra un'arma e l'altra attraverso il classico menu radiale. Passare tra i vari componenti del ricchissimo arsenale rappresenta in effetti una meccanica fondamentale di Rift Apart. Un modo per creare combinazioni di armi scatenando il caos sul campo di battaglia con poderose reazioni causa-effetto. L'impressione è quella di un sistema di combattimento solidissimo interrotto con una frequenza forse eccessiva dai costanti e necessari cambi di strumenti. Durante la presentazione, Insomniac Games ha voluto poi porre un'enfasi di primo piano su alcune delle feature distintive di PlayStation 5. Vi basti sapere che l'idea di portali comunicanti tra un pianeta e l'altro è nata insieme all'SSD della console, anche se la software house è comunque rimasta sbalordita dai tempi di caricamento pressoché istantanei di PlayStation 5.
L'audio 3D è stato citato come un altro degli elementi di grande interesse per la produzione, anche se è indubbio che niente abbia entusiasmato lo studio quanto il DualSense. Stando ad Insomniac, sia il feedback aptico che i grilletti adattivi aggiungono moltissimo all'esperienza globale, con sfumature che vanno da connotazioni sensoriali a vere e proprie dinamiche di gameplay. Ad esempio, l'attraversamento dei rift dimensionali, anche grazie alla spazialità offerta dall'audio 3D, dovrebbe in qualche modo avvolgere il giocatore. D'altro canto, i grilletti adattivi interverranno per gestire la doppia modalità di fuoco delle armi. Aspettatevi quindi una corsa interrotta a metà strada per variare tra diverse tipologie di colpi. Tra coreografici scontri con i boss, enigmi con Clank e altre sequenze all'insegna della varietà, Ratchet & Clank Rift Apart promette faville in ogni sua componente. Non ci resta quindi che attendere meno di un mese per scoprire i segreti di un'avventura mozzafiato che sembra avere tutte le carte in regola per lasciare effettivamente il segno.